Buon inizio di settimana, cari fratelli e care sorelle e cari amici. Oggi lunedì 7 dicembre. Premurosi e non spietati verso gli altri. Questo è il titolo con cui inizieremo a meditare sulla parola di Dio questa settimana. E leggo dalla lettera ai Romani al capitolo 8, versetti 26 e 27. Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Non ci basta per diventare intercessori l'esempio di Gesù che intercede per noi o dello Spirito Santo che intercede per i santi? La nostra relazione con altre persone è così stretta da farci intercedere per loro come lo Spirito ha insegnato a fare ai figli di Dio? Oppure siamo troppo oppressi dai problemi in cui ci troviamo sommersi? Dai problemi che ci stanno attanagliando in questo momento? Ad esempio la famiglia, il lavoro, gli affari, questa pandemia che ci sta attanagliando, la crisi che la società sta attraversando. Tutte queste cose stanno forse tartassandoci e spingendoci lontano dalla presenza di Dio, impedendoci così di adorarlo? Allora fermiamoci un attimo, ristabiliamo una comunione con Dio e che sia così viva da mantenere le nostre relazioni con gli altri sul piano dell'intercessione, un'intercessione che Dio possa usare per compiere quelli che sono i suoi miracoli. Ma fai attenzione a non andare più in fretta di Dio, col tuo ardente desiderio di fare la sua volontà. Troppo spesso corriamo davanti a Lui, troppo spesso siamo indaffarati in mille imprese e perciò ci carichiamo di una così grande quantità di pesi riguardo a persone, riguardo a situazioni difficili, che non ci resta tempo per adorare, per intercedere. Se un grave fardello, una responsabilità particolarmente pressante ci stanno piombando addosso, e in quel momento noi non siamo in un atteggiamento di adorazione, ciò ci indurrà a diventare non solo aspri verso Dio, ma anche disperati nel nostro intimo. Dio ci fa incontrare continuamente con persone con le quali non abbiamo nessuna affinità. E se non stiamo adorandolo, l'atteggiamento che scaturirà dal nostro intimo con tutta naturalezza sarà quello di trattare questa gente con freddezza. Magari di citare qualche versetto che farà l'effetto di una stilettata, oppure di scagliare loro addosso un ammonimento tratto dalla parola di Dio. Un cristiano senza amore deve essere una gran pena per il Signore. Siamo nella linea dell'intercessione che è in diretto contatto con il nostro Signore o con lo Spirito Santo? Facciamoci questa domanda e stiamo attenti a quello che il Signore ancora stamattina ci sta volendo dire. Che Lui ti possa benedire e che davvero in questa giornata la nostra mente possa essere rivolta verso di Lui, certi e sicuri che Lui è il controllo di ogni cosa. Che ti possa benedire. Amen.